In questo video mostrerò gran parte delle emozioni vissute nel mese di ottobre. Questo mese in realtà è tra i migliori per praticare la pesca in apnea. Gli avvistamenti di corvine saranno più numerosi, ma non solo, possiamo catturare in questo mese pure cernie, sia brune come bianche, dendici, ricciole, iniziano le prime spigole, le orate, diciamo un po' di tutto. È un mese fantastico per praticare la pesca in apnea. Inizierò con la cattura di qualche corvina. Questo pesce possiamo catturarlo in caduta o in tana, ma pure l'agguato può avere il suo perché. Predilige tane buie e profonde, per questo ai fini dell'ottimo risultato finale una torcia con una buona potenza può essere fondamentale. Quando vado a visitare tane di corvine, mi limito a catturare solo uno o due esemplari per volta. E poi lascio in pace gli altri pesci per ritornarci magari dopo uno o due mesi, o addirittura l'anno successivo. Così facendo ho visto che la tana, negli anni, continua a regalarmi sempre ottime sorprese. Adesso mi sto dedicando alla pesca in tana ai saraghi. Infatti in questo periodo il mare, anche in acqua bassa, è senza sospensione. Pure le tane sono pulite e prive di alga morta. Questo facilita l'entrata dei pesci. Quando si pesca in acqua bassa, diciamo 3 metri, 7 metri, 10, massimo 15 metri, abbiamo la fortuna di individuare le prede direttamente dalla superficie. In questo caso ho visto intanare un sarago sotto quel sasso. Mi affaccio piano piano, si affaccia e lo catturo. Anche in questa occasione avevo visto intanare un altro sarago. La fessura era talmente stretta che ho dovuto calcolare con precisione il tiro per non far sbattere la plastica della fiocina tra le rocce. In questa occasione, dopo un agguato, non avevo avvistato nulla e allora inizio a guardare sotto i sassi. Illumino e scorgo una cernia. Metto il fucile in posizione di minima e la catturo così in tana. In tanti mi avete chiesto informazioni riguardo al nuovo fucile Salvimar, ovvero il Predator Crippis. Eccolo qui. Questo fucile, rispetto al modello precedente, esce di serie già con il fusto mimetico. Pure l'asta è differente. Infatti esce con un'asta da 7 mm doppia letta. Il codolo è molto particolare, è stato smossato a 45 gradi in diversi punti. Ha pure una rondella che si va ad adattare perfettamente a questo tipo di codolo. Tutto ciò consente a far durare molto più a lungo la guarnizione del sottovuoto. Io non sono ancora riuscito a romperla. Vediamolo un po' all'opera. Sotto questo grosso masso ho visto un bel sarago e una piccola cerniotta che ovviamente non sparo. Andando più avanti scorgo un bel tordo. Decido di catturarlo perché questo pesce è buonissimo da mangiare e lo preferisco rispetto a tanti altri. Sto andando a controllare una tana di cernie bianche. Ovviamente scendo con un fucile corto da 85 cm. La tana era vuota,
In lontananza vedo un tendice e la fortuna di avere un'arma corta, ma con un tiro abbastanza potente, è stata quella di permettermi di catturare questo pesce. In questa occasione, un tiro in caduta al volo mi permette la cattura di questo grosso saro. La versatilità di quest'arma mi ha consentito non solo di catturare il sarago, ma come nel tuffo precedente, controllare una tana e poi ripiegare l'aspetto catturando un dendice. Tutto ciò mi dà una grande sicurezza quando scendo, perché so che riuscirò a sfruttare la maggior parte delle occasioni. Quando mi affaccio in tana, riduco sempre al minimo la potenza. Ho avvistato un altro branco di corvine all'entrata di una tana. Ne scarto una e sparo. A ottobre, solitamente, questa tana di cernie bianche mi regala sempre qualche pesce. Mi affaccio dal primo ingresso e la trovo vuota. Sapendo che c'è un'altra entrata, vado a controllare. E scorgo il muso del pesce. Sparo e catturo questa cernia. In questo periodo il tempo inizia a cambiare. Iniziano le prime burrasche, piogge, vento, mare, eppure queste condizioni, apparentemente brutte e scoraggianti, perlomeno per noi, perché Non lo sono per i pesci. come ho citato in precedenza, ottobre è un mese fantastico per gli amanti della pesca in apnea. In questa occasione mi affaccio in una tana e trovo un pesce. Ma non riesco a capirne bene la specie. Dovrebbe essere un dendice, ma potrebbe essere pure un'orata. Effettuando un tiro al volo, non sono sicuro di avere colpito il pesce in un punto adatto. Quindi, anziché iniziare a tirare e rischiare di perdere la preda, preferisco risalire in superficie, prendere un altro fucile e doppiare il Purtroppo pesce. si è creata molta sospensione e non riesco ad individuarlo. L'unica carta che posso giocarmi è quella di mettere in tiro la lenza e successivamente provare a sparare, creando una direzione immaginaria tra la lenza e il pesce. Fortunatamente riesco a centrarlo ed estraggo questo dendice. Non è facile trovare un dentice in tana e ogni qualvolta che mi si presenta l'occasione mi emoziona sempre. Questo è il periodo delle prime potenti mareggiate, quindi prepariamoci perché con le scadute i pesci si mostrano più facili proprio per il fatto che sono storditi e intenti a cibarsi. In questo periodo i predatori li possiamo trovare al largo, ma pure nel sottocosta, proprio grazie al fatto che il bassofondo è ricco di vita.
Quindi, trovandolo pieno di cibo, si avvicineranno pure loro. Sto percorrendo un tragitto all'interno di un tunnel passante, con la speranza che all'uscita possa avvistare qualche preda. Inizio ad immaginare potrei trovare una rata, un sarco, una spigola passare. Alla fine mi è andata bene, perché in lontananza ho avvistato un sarco. Mi fermo e aspetto che si avvicini all'aspetto per poterlo catturare. In questo mese, soprattutto quando ci sono le belle giornate, è facile assistere ad acqua veramente cristallina. Mi sono andata ad affacciare in una tana, dove solitamente catturo cernie. Preferisco farlo con un fucile ad aria con la fiocina, perché lo ritengo più adatto, essendo più potente. Pure gli amanti della profondità in questo mese si possono divertire, perché pesce se ne trova abbastanza, pure a quote impegnative. Mi sto dirigendo sul fondo per andare a controllare la tana di una cernia. Ho scelto proprio il Predator Crips da 85 cm, perché lo ritengo adatto per questo tipo di tana. Quest'arma mi dà la sicurezza che qualora riuscissi a trovare una grossa cernia, potrei catturarla tranquillamente perché è molto potente. Mi affaccio e la trovo. Ed eccola lì, è un gran bel pescione. Questo dimostra che ottobre è veramente un ottimo mese.